Un saluto agli amici di Calcio Fresponente, siamo oggi per il nostro sito con il miglior difensore della passata stagione e di questo avvio della stagione 2020-2021. Luca, l'anno scorso una stagione incredibile, culminata con la promozione storica, promozione in eccellenza, e quest'anno poi un avvio super con tre partite e tre vittorie. Sì, diciamo che l'anno scorso è stata una stagione fantastica, una stagione che non ci aspettavamo, ma posso dire che tutto merito del mister, tutto merito della società, tutto merito soprattutto di una persona che ora non c'è più, perché è stato lui a unire questo gruppo. Siamo partiti, venivamo da un anno diciamo brutto l'anno prima, è stato duro ricominciare ad agosto, per fortuna c'è stata una persona che ha ricompattato il gruppo con il nuovo mister, e diciamo che le cose sono andate bene. Diciamo il nome, Luca, alla fine, che è Luca Breglia, il tuo grande amico. Merito suo, è un fratello per me, è stato. Il merito suo che ho continuato a giocare in quell'anno, perché la mia intenzione era quella di smettere, dopo l'anno prima che ho fatto più casini che altro. Mi ha convinto di continuare a giocare perché sapeva che entrava a far parte del Taggia. Poi con l'avvio del mister siciliano diciamo che le cose sono andate benissimo. Siamo dalla prima giornata all'ultima giornata prima del Covid, siamo stati primi, abbiamo pareggiato l'ultima partita e siamo arrivati secondi diciamo in classifica, anche se non ce lo meritavamo, ma... E poi tra l'altro l'anno scorso, Luca, è andato benissimo, 5 gol per te, e sì, quest'anno in questa via di stagione addirittura 4 assist. Sì, diciamo che il modulo che ha fatto l'anno scorso il mister mi ha agevolato, giocando una difesa a 3 potevo fare più avanzate, mi potevo divertire di più. E ho trovato ben 5 gol con anche assist. Quest'anno mi ha riscoperto il terzino sinistro all'età di 37 anni, per cui mi stavo divertendo e purtroppo è finita così, ma spero che a breve si potrà iniziare di nuovo. Un premio allora dedicato al Breglia, dai. Il premio è dedicato a Luca di sicuro. Una grave assenza per i prossimi mesi per noi del Taggia, soprattutto per me, ma speriamo di dedicargli una salvezza tranquilla. Luca, io te lo auguro e ti farò adesso un abbraccio appena metto giù con il telefonino, e ti voglio bene. Grazie mille, Davide.